Sono Paolo Bernardini, docente del Dipartimento di Matematica e Fisica. Io in particolare sono un fisico. Mi è stato chiesto di scegliere, di suggerire un libro. La scelta non è facile. Ho pensato alle Città invisibili di Calvino, alla Chiave a Stella di Primo Levi, che mi sembrano dei capolavori che vanno senz'altro letti, ma probabilmente sono abbastanza noti. E quindi non c'è motivo di suggerirli. Poi ho pensato All'ora di tutti, di Maria Corti. È un libro sull'assedio di Otranto da parte dei turchi nel 1480, se non ricordo male. Però, insomma, i salentini, io spero che i salentini, o comunque, insomma, i pugliesi, questo libro, almeno i pugliesi e i salentini conoscano bene questo libro, quindi non è opportuno dilungarmi su questo. Insomma, quando si va a Otranto bisogna immaginare i pescatori di Otranto del 400 che difendono la città sugli spalti, sui bastioni. E pensare a Nakhira, a Colangelo, a questi eroi dell'epopea otrantina contro i turchi. E allora, alla fine, ho pensato, un'associazione di idee quasi, di parlare ancora di una resistenza popolare contro i turchi. Non ce l'ho contro i turchi, col popolo turco, magari su Erdogan forse avrei qualcosa da ridire, ma insomma non mi piacciono le contrapposizioni tra i popoli. Ma in ogni caso, diciamo, il libro che ho scelto racconta degli episodi storici, un episodio storico tragico, cioè l'eccidio degli armeni da parte appunto dell'Impero Ottomano, e sono fatti storici che vanno ricordati e vanno conosciuti. Il libro l'ha scritto Franz Werfel, questo qua, I 40 giorni sul Mussa Dagh, e sono quasi 900 pagine, però devo dire, io l'ho letto rapidamente perché la lettura, diciamo, è avvincente, quindi si cerca di andare avanti nella storia, nella vicenda. Werfel è un ebreo, nato alla fine dell'Ottocento, scrive questo libro nel 1933, o almeno è pubblicato nel 1933, fu subito un grande successo. È un ebreo praghese, ma in realtà è un cittadino nel mondo, poi muore negli Stati Uniti, intorno agli anni 50. Qual è la storia? Siamo nel 1915, l'impero ottomano è impegnato nella prima guerra mondiale, quella che poi segnò la disfatta, la scomparsa, il dissolvimento dell'impero ottomano. Il governo ottomano decide di cercare un nemico interno e quindi di sterminare. Questa è la decisione, il provvedimento di sterminare gli armeni. È un dramma che segna la nascita di quel secolo che viene chiamato il secolo breve, che poi si avrà, diciamo, ben altri episodi di altrettanta gravità, come appunto la Shoah e lo sterminio degli ebrei. Gli armeni vengono deportati e costretti a una marcia della morte nel deserto siriano, senza nessun mezzo di trasporto, così marciando senza vettovaglie, senza assolutamente nulla, e quindi vengono sterminati in questo modo brutale e inumano. Però il libro non parla solo di questo, anche se effettivamente, diciamo, ci sono dei capitoli che affrontano proprio quei momenti. Parla della resistenza di sette villaggi armeni alle pendici del monte di Mosè, di questo Mussa Dagh, che decidono di resistere alla deportazione. C'è un notabile di uno di questi villaggi, Gabriel Bagradian, un armeno che vive a Parigi, ha sposato una francese, conosce il mondo,
torna nel suo paese natale, nel suo villaggio, e rimane bloccato perché appunto il governo ottomano decide di bloccare la comunità armena e poi di deportarla. Bagradian organizza, a conoscenza, a competenze militari, organizza la popolazione di questi 7 villaggi, organizza una sorta di, come dire, fortificazione sul monte Mossadegh, si trasferiscono tutti gli abitanti di questi 7 villaggi e per 40 giorni resistono agli attacchi di un esercito regolare, quindi contadini, un po' come i pescatori di Otranto che resistevano ai turchi. In questo caso i contadini armeni, i pastori armeni resistono all'esercito ottomano. Hanno da decidere o la deportazione nel deserto siriano e la morte, o la resistenza e forse presumibilmente la morte ugualmente, ma a fronte di una resistenza sul Mossadegh. Le storie si intrecciano all'interno di questa vicenda, di questi 40 giorni, succede di tutto, storie umane, amori, ma diciamo l'autore non concede molto a questo, anche se diciamo sono elementi che arricchiscono la lettura. Per 40 giorni resistono, non vi dico come va a finire perché, vabbè, lo potete trovare nei libri di storia o semplicemente leggendo questo libro. È l'epopea di un popolo, è l'epopea di un popolo in armi che resiste come altri popoli hanno fatto, come ha fatto il popolo italiano con la resistenza nel 1945. Come hanno fatto gli ebrei a Praga, nel ghetto di Praga. È un episodio, insomma, importante del secolo appena trascorso e speriamo episodi che non si debbano mai ripetere. Grazie.